Lunedì 14 dicembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo le ultime sul super bonus, i 101 anni della clinica pediatrica di Catania e poi faremo delle passeggiate alla riscoperta della città etnea. Ma prima di tutto la cronaca, la notizia del giorno, le scintille tra Palermo e Roma sui fondi per il ponte dello Stretto, l'emendamento del governo che prevede che 1,3 miliardi vengano dai fondi messi dalla regione, ha trovato il no dello Schifani che ha parlato di scelta non condivisa, tutte le opposizioni all'attacco e De Luca chiede le dimissioni del governatore. Il ponte sullo Stretto provoca scintille politiche fuori e dentro l'isola dopo un emendamento del governo nazionale, il quarto, che a molti è sembrato il gioco delle tre carte. Lo stanziamento per la sua realizzazione resta di 11 miliardi e 600 milioni, ma adesso si rimodulano i fondi sottraendo 2 miliardi e 300 milioni ai fondi di sviluppo e coesione per alleggerire il conto dello Stato e la maggior parte delle risorse, 1 miliardo e 600 milioni, verranno dalla quota di fondi di Sicilia e Calabria, mentre altri 718 milioni saranno prelevati dalla quota dell'amministrazione centrale. Per alcuni una vendetta rispetto alla decisione di Schifani maturata in giunta di un'ulteriore riflessione sulla determinazione al ribasso dell'ammontare del contributo che la regione siciliana dovrà destinare alla costruzione del ponte. Tanto che Raffaele Lombardo, leader di MPA, si è lasciato andare ad una frase che sa di siluro a Schifani. Oggi è la sconfitta dei ricattucci, delle minaccette e delle squallide manovre, ha detto Lombardo. Ha gettato benzina sul fuoco anche Cateno De Luca di Sud Chiama Nord, che definisce la decisione a tutti gli effetti una rapina e ha chiesto le dimissioni proprio del presidente Schifani. Non sono mancate le frecciate delle opposizioni, il PD ha denunciato lo scippo dei fondi di coesione e parlato di carri armati di Mussolini in moto, i 5 Stelle, De Luca e Sunzeri l'hanno definito l'ennesimo e vergognoso scippo alla Sicilia, aggiungendo Salvini vuole finanziare la propria campagna elettorale con i soldi delle nostre infrastrutture. A livello nazionale arriva il fuoco amico di Forza Italia con le parole del deputato messinese Tommaso Calderone, che ha definito inaccettabile la decisione del governo. La risposta è arrivata da Nino Germanà, senatore della Lega, anche lui messinese, che chiede a Tajani di prendere le distanze dalle dichiarazioni del deputato forzista. E Schifani, il comunicato della presidenza della regione, a termini decisamente più soft, anche se la presa di posizione non è meno pesante. La compartecipazione di 1,3 miliardi non è concordata, scrivono da Palazzo Orlean. L'auspicio, si legge in una nota, è che il ministro Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell'isola. Dal Ministero delle Infrastrutture arriva però la conferma che il dossier ponte sullo Stretto prosegue come da programma. C'è la totale copertura economica e la giusta partecipazione finanziaria delle regioni. L'obiettivo, dicono, è rispettare i tempi, iniziando i lavori nel 2024. Un vorticoso giro di fatture false per truffare 37 milioni di euro al fisco, a idearlo un commercialista palermitano, al metterlo in atto due bagheresi, un alcamese, operazione delle fiamme gialle che ha portato a 2 arresti e 24 denunce e al sequestro di beni per 14 milioni di euro. Vediamo. Un complesso giro di false fatture attraverso società inesistenti, aperte e chiuse a seconda delle esigenze per frodare il fisco, salvare 3 imprese edili ed intascare ingenti somme di denaro. Con queste accuse i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria, amministratore di 3 società edili, e Gianfranco Milotta, 46 anni, di Alcamo, amministratore di diritto e di fatto delle medesime aziende. Per Giacinto Sciortino, di 47 anni, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora a Bagheria. Gli indagati, in totale 24 tra persone fisiche e giuridiche, sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, emissione di false fatture, occultamento di istruzionali documenti contabili, autoriciclaggio, omesso dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, omesso versamento delle imposte. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo di somme e beni per oltre 14 milioni di euro, pari al profitto dei reati tributari contestati e di quello di autoriciclaggio. Le indagini avrebbero permesso di scoprire l'esistenza di un'associazione per delinquere che dal 2016 al 2020 si sarebbe avvalsa sistematicamente di questo sistema di frode, che avrebbe generato un volume di false fatture di oltre 37 milioni di euro. Sarebbero state utilizzate 22 società cartiere, sia in Sicilia che in Lombardia, Veneto e Puglia. Le aziende, una volta incamerati gli indebiti vantaggi fiscali, venivano dapprima svuotate dei loro beni, poi poste in liquidazione e trasferite all'estero, in Russia o in Bielorussia, per poi sparire del tutto.
E adesso il calcio, il Catania batte il Pescara 2-0 e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. A segno Castellini e Zammarini. A macchiare la serata, alcuni incidenti fuori dallo stadio Massimino. Sotto gli occhi di Pellegrina, il Catania brinda in coppa, batte il Pescara 2-0 e in un sol colpo cancella la delusione del derby e ottiene il pass per la semifinale. È la serata perfetta per i rossazzurri che ritrovano gioco, serenità, morale e gol che non arrivano dagli attaccanti ma poco importa, visto che a segnare sono un difensore e un centrocampista. Meglio il Pescara nel primo tempo, la squadra abruzzese priva in panchina del suo condottiero Zeman parte forte e domina per almeno 25 minuti, colpendo anche una clamorosa traversa con Accornero. Bene Beters, che in almeno due occasioni tiene in piedi il Catania, che nella ripresa cambia passo e si rende più intraprendente. Il primo a battere un colpo è l'ex Chiarella, uno dei migliori in campo, il cui tiro si stampa sul palo a portiere battuto. Il vantaggio del Catania, che fa esplodere il Massimino, arriva al 66esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo si avventa Lorenzini, ma il colpo di testa vincente è quello di Castellini, 1-0 Catania. Gli ospiti cercano una timida reazione, ma restano in 10 per l'infortunio di Capitan Pellacani. Bucaro aveva finito i cambi e pian piano escono fuori dal match. Nel finale arriva il colpo del KO. Zanellato serve alla perfezione Zammarini che fulmina Plizzari con una staffilata che fissa il punteggio sul 2-0. L'avventura in Coppa Italia continua anche per Padova, Rimini e Lucchese. A macchiare la serata, fuori dallo stadio, alcuni momenti di tensione tra le due tifoserie, con un gruppo di ultra rossazzurri che ha lanciato fumogeni e bombe carta contro il bus dei tifosi ospiti. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che gli ultra venissero a contatto. La polizia avrebbe già identificato diversi dei responsabili. Nelle prossime ore potrebbero arrivare i primi provvedimenti. Vediamo se cosa dicono i quotidiani oggi su questo, Allora, Angelo. Quotidiano La Sicilia, comunque per questa che è una festa certamente per il Catania che ha battuto il Pescara 2-0, si legge in coppa, è sempre festa, i rossazzurri domano il Pescara, il sogno continua, è semifinale. Gli abruzzesi partono forte, la squadra di Lucarelli resiste, nella ripresa mette a segno i gol della qualificazione con Castellini e Zammarini. Questi sono alcuni dei momenti, diciamo, della partita nel servizio che è firmato da Giovanni Finocchiaro. Adesso siamo alla prima pagina che ha un richiamo comunque sempre sul Catania. Vedete qui Coppa Italia, festa al Massimino, la qualificazione in semifinale per il Catania. Poi vediamo le altre notizie, anzi la notizia di questa mattina sulla Sicilia, che vedete solitamente ha due foto notizie, due notizie in primo piano. Oggi ce n'è una in prima che è messa in evidenza, Ponte alle Strette, un gioco di parole, insomma, per dire che il ponte sullo stretto sta faticando parecchio, continua a faticare. Finanziamenti per il ponte sullo stretto è ancora polemica tra il ministero e anche il governo regionale. Non condiviso l'aumento della nostra spesa, quello che dice il governatore Schifani. Poi ancora però riguarda la nostra terra, la nostra Sicilia. La mappa dei luoghi idonei, depositi di scorie nucleari, Trapani contesta la scelta ufficializzata dal Ministero, perché vengono individuati due siti in provincia di Trapani per, diciamo, le scorie nucleari. E poi ancora i servizi e Cosa Nostra. Madonia si oppose all'ordine di Totò Riina di uccidere la barbera, quindi continuano ancora le audizioni e si scoprono elementi che poi vedremo se avranno validità processuale oppure no. La sentenza di appello a Torino, questo è un fatto di cronaca italiana, aveva ucciso il padre violento per difendere la madre, è stato condannato a 6 anni, adesso è cambiato il verdetto, in primo grado era stato assolto. Invece parliamo anche del Vaticano, perché ci sono le parole del Papa, di Papa Francesco, che dice: voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore con funerali sobri. Queste le sue parole. E ancora, vedete, la politica in qualche modo italiana, Meloni sventola il fax di Di Maio, tensioni sulle modifiche al MES, scontro tra Meloni e le opposizioni. Stamattina su questo i quotidiani nazionali hanno tanti approfondimenti, ma noi andiamo ad approfondire i fatti più direttamente legati alla nostra regione, visto che stiamo facendo la rassegna regionale. Sul ponte c'è uno scontro istituzionale, scrive stamattina La Sicilia, fra
MIT e governo regionale. Palazzo d'Orlea, non condiviso l'aumento della nostra spesa, Roma, avanti così. Quindi sono due posizioni diametralmente opposte. E restiamo sul ponte, poi magari torniamo sulla notizia che abbiamo visto nell'altra pagina. Presto un'audizione per chiarire la situazione, il ministro Calderone, presidente della commissione insularità, inaccettabile. Queste sono le sue parole, vediamo un po'. Intanto Germanà dice: incredibile la polemica sulla destinazione dei fondi di sviluppo e coesione, le opposizioni, scippati i fondi al sud, Barbagallo, quali opere saranno sacrificate, De Luca, isola rapinata. Insomma, le opposizioni sono sul piede di guerra. Ma dicevo, a proposito dei fatti sempre regionali, perché si parla della manovra che è in discussione all'ARS, torna lo stracciabollo auto e si ha il via libera, ci sarebbe il via libera alla stabilizzazione a 24 ore per 3.701 ASU. Queste sono le indicazioni che arrivano dalla manovra. Falcone, abbiamo recuperato una gran mole di evasione, queste le sue parole. Lasciamo adesso i fatti strettamente legati alla politica regionale. Abbiamo visto prima sulla, in apertura sulla Sicilia, i servizi agli uomini di Cosa Nostra, l'intreccio del malaffare. Rina ha puntato l'indice contro Nino Madonia, lo stesso che è stato condannato in appello per il delitto del poliziotto Nino Agostino e la moglie Ida Castelluccio. Sono ricostruzioni che vengono fatte cioè riguardano ovviamente fatti molto lontani nel tempo. Adesso siamo alla pagina dedicata alla città di Catania e alla provincia, perché la città di Catania, in consiglio comunale c'è un no bipartisan sul project financing della nuova stazione marittima, è polemica sul futuro del porto, i consiglieri, la questione non compete all'aula, ma il sindaco può chiedere la sospensione o la proroga del bando. Cerchiamo di capire qualcosa in più. Il bando sulla nuova stazione marittima che cambierà il volto della città approda in consiglio comunale, che però non ha competenze. Bando che prevede tra l'altro l'incremento dei servizi portuali a Catania ed Augusta per la durata di 25 anni. In aula è polemica con il no bipartisan di Movimento per le Autonomie, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e PD al project financing milionario per la realizzazione delle importanti infrastrutture. Insomma, i consiglieri dicono il sindaco può chiedere la sospensione oppure la proroga di questo bando, una vicenda che riguarda più strettamente la città di Catania. Poi invece vediamo questa notizia: paura durante la processione, Fercolo si capovolge, tutto questo è successo ad Aci Catena, la statua di Santa Lucia si impiglia in un cavo elettrico sfiorando i fedeli, fortunatamente non è successo nulla di grave. Adesso vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, perché Repubblica stamattina apre con il patriarcato, il patriarcato le frena, le mamme studenti lottano, in 700 aiutate all'Università di Palermo a superare resistenze e ostacoli delle famiglie, i docenti, abbiate il coraggio di seguire i vostri sogni e di denunciare quello che non va. Quindi sono difficoltà dunque. E poi ancora la storia, c'è un racconto nascosta in auto per non fare dire che trascuravo i miei figli, quindi studiava in auto per non farsi vedere. E poi ancora il progetto del ponte, il ponte divide la destra, Schifani contro Salvini per i 300 milioni in più, ci sono degli approfondimenti nelle pagine interne. E poi c'è il caso, ne abbiamo parlato in qualche modo, abbiamo parlato di quanto accaduto su un campo di calcio juniores, chiedo scusa all'arbitro, non volevo aggredirlo, sono davvero pentito. Questo è il racconto del 18enne che lunedì scorso, alla fine di una partita di campionato juniores tra Masca Lucia e San Pio X Gravina, nella Catanese, ha aggredito il direttore di gara, suo coetaneo, poi ricoverato in ospedale a Giarre con un rene tumefatto. Sono vicende, episodi che non si dovrebbero verificare sui campi di calcio in maniera assoluta. Allora, la notizia di apertura, abbiamo detto, le mamme sui libri, in 700 all'Ateneo lottano per la laurea, il patriarcato le frena, questo è il dato che viene fuori dall'Università di Palermo. E poi la storia,
studiavo nascosta in auto perché non si dicesse che trascuravo i miei figli. È la storia di Maria Galia, moglie e mamma trapanese, 31 anni, iscritta in scienze nella formazione primaria. All'inizio è stata dura, questa esperienza mi ha fatto crescere, adesso sono tutti dalla mia parte e aspetto il giorno della laurea. Quindi una testimonianza diretta sul caro voli, si parla anche ancora su Repubblica, niente sconti, il PD va all'attacco, regione, che blef. Quindi fino ad oggi solo Aero Italia ha ridotto i prezzi, ma non sulla Palermo-Milano. Barbagallo, una recita come quella per il treno Agrigento, punta Raisi. Insomma, non sono momenti sereni per il governo regionale, un fine anno davvero complicato, il ponte divide la destra, si legge Schifani contro Salvini per i 300 milioni in più, la giunta, decisione non condivisa, De Luca non conta nulla, Lombardo minimizza, le risorse verranno. Queste sono insomma le prese di posizione che abbiamo visto. Vediamo adesso dalle opposizioni. Giornale di Sicilia, ecco qui il ponte che divide gli alleati, un titolo che fa ad hoc stamattina, oltre un miliardo tolto alla Sicilia per finanziare l'opera, fra Schifani e Salvini cala il gelo, la scelta del governo spiazza la regione, ci sottrae risorse importanti, sullo sfondo la partita politica Lega Forza Italia in vista delle europee. C'è sempre un perché, poi andando a spulciare tra quelli che sono le schermaglie politiche. In finanziaria stanziati i fondi per stabilizzare 3.700 precari ASU, depositi di rifiuti radioattivi nella lista Trapani e Calatafimi, esplode la rivolta, come abbiamo già sentito, i combustibili stop ai fossili, zero emissioni entro il 2050, quindi insomma si allunga questa data. Covid, questa è una notizia, Palazzo d'Orleans chiuso, sanificazione dopo 5 casi, quindi si rischiava evidentemente che ci potesse essere un focolaio di Covid. Poi le polemiche al Senato, la Meloni sventola il fax di Di Maio, sì al MES dopo le dimissioni, scrivono stamattina. Maxi frode di cui ci siamo occupati, 2 arresti, 14 milioni sequestrati. E poi contratto decentrato ai comuni, aumenti sino a 500 euro. Questa è la mappa delle indennità annuali che sono previste. Vediamo il tempo per la prima pagina della Gazzetta del Sud, che apre proprio con i fondi al ponte, scontro fra Forza Italia e Lega, qui è diretto proprio, azzurri critici, la regione mai condivisa una compartecipazione da 1,3 miliardi, strappo fra gli alleati per la richiesta da parte del governo di centinaia di milioni destinati allo sviluppo della Sicilia. E poi clima, combustibili fossi verso l'addio, questo scrive stamattina la Gazzetta del Sud. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa regionale, fra poco quella dei quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia, a dopo. Sicilia continua con la rassegna stampa nazionale di Angelo Gagliano. E allora, adesso in primo piano c'è il Corriere della Sera, il titolo, sono due i fatti più diciamo significativi messi in evidenza, il primo lo vediamo qui, si parla della COP28, accordo storico per il clima, addio ai combustibili fossili entro il 2050, questo è l'indicazione che è venuta fuori. Invece sotto leggiamo invece delle due guerre, perché sono 315.000 i caduti di Putin, le perdite russe in Ucraina, davvero tanti, tantissimi, 360.000 diciamo secondo un report invece americano, perdite che però non peserebbero sulla strategia di Putin, questo scrivono sul Corriere. L'altra guerra, Bibi non si ferma, quella in Medio Oriente, avanti con i raid, a Gaza sono morti 9 soldati, continua l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza, ma 9 soldati sono stati uccisi, le piogge allagano intanto le tende dei palestinesi sfollati, il premier Netanyahu lancia la campagna elettorale, ma è dietro a Gantz nei sondaggi, quindi si continua a fare campagna elettorale fra le altre cose in Israele. Intanto una brutta batosta per quello che era il piano per i migranti, c'è lo stop dall'Albania, l'alta corte sospende l'intesa con l'Italia, la Presidente un atto tecnico, sorpresi sia Rama che la Meloni. Patto di stabilità, intanto la Premier non esclude il veto, sul MES scontro con Conte, ieri
successo di tutto nell'aula del Senato. E poi una serie di notizie di cronaca. L'erede Rancillo, trovata morta nella sua casa, è stato fermato il figlio, un omicidio a Milano. E ancora, sempre sulle vicende di cronaca, ma è un processo di appello, uccise il padre violento, condannato a 6 anni, il delitto in difesa della madre, cancellata l'assoluzione che era stata, diciamo, che era la, diciamo, la sentenza di primo grado. E poi, eccolo qui, Airbnb fa pace con il fisco per 576 milioni, appena sanzioni e anche arretrate sono state finalmente saldate e pagate. La Repubblica, eccolo qui. Abbiamo, diciamo, grosso modo un'apertura simile a quella del Corriere, perché si apre con il clima anche qui, si chiude la COP28 a Dubai, clima, l'accordo c'è, addio al petrolio, ma solo nel 2050. Il commento è iniziato, il conto alla rovescia di Riccardo Luna. Insomma, ancora c'è un bel po' di anni, 26 anni, forse qualcosina in più. E poi il Consiglio europeo, eccolo qui l'altro titolo, Unione Europea, la Meloni minaccia il veto, la Premier non esclude di bloccare l'intesa sul patto di stabilità, l'Italia rischia una manovra correttiva in primavera, scontro con Conte sulla ratifica del MES nel 2021, ma il fax esibito in aula smentisce la versione di Palazzo Chigi. I giudici di Tirana intanto stop al protocollo firmato con Roma sui migranti. Insomma, anche non solo, non solo la politica regionale, ma anche quella nazionale e le sue belle gatte da pelare. Poi ci sono diverse storie che arrivano. Intanto, suicida nella Senna, accusò Depardieu di molestie sul set. E poi c'è il processo Grillo, domande sessiste alla vittima in aula. E ci sono molte polemiche su questa vicenda stamattina sui giornali. Il caso, il Papa, lo strappo del Papa, la mia tomba fuori da San Pietro, è categorico da questo punto di vista, Papa Francesco. Lasciamo Repubblica, adesso la prima della Stampa. Patto dell'Unione Europea, strappo di Meloni, pronti al veto. Oggi il Consiglio Europeo, no, tedesco ha più fondi per accoglienza ed imprese, Ucraina, alt di Orban, a nuovi aiuti. Insomma, mi pare che Regione, Stato, insomma Roma e anche Bruxelles stiano vivendo un fine d'anno. C'è tensione. Poi COP28, quella farsa con gli sceicchi e il lungo addio a petrolio e carbone, si legge, e Netanyahu che sfida Biden a Gaza, andiamo avanti, è netto il suo pensiero. E poi una notizia che stamattina, devo dire, la Stampa in particolare mette in evidenza, indagine sul chirurgo del Papa, il professor Alfieri sotto inchiesta per falso, risultava presente in sala operatoria ma faceva visite private. Si muovono i NAS e anche la Procura di Roma, sono state sequestrate decine di cartelle di pazienti e anche al Policlinico Gemelli. Questa è la situazione che leggiamo per l'appunto. E poi vedete qui gli incubi di Emmanuel, si toglie la vita l'attrice De Bever, accusò Depardieu di stupro, questa è la notizia che abbiamo già comunque visto anche su altri quotidiani. Adesso il giornale, vedete, è un'apertura diversa, Marina stende De Benedetti, 30 anni di attacchi a Berlusconi, delirio dell'ingegnere sul futuro di Mediaset, replica della figlia del CAV, invidioso che farnetica, queste sono le sue parole. Poi sugli immigrati, stop delle doche albanese, patto con l'Italia sui centri di accoglienza, sospese le procedure parlamentari, ma l'Unione Europea sostiene l'intesa Roma-Tirano. Poi ancora la firma a governo caduto, MES, Meloni sventola il fax che sbugiarda Conte e i 5 Stelle, ma abbiamo visto su Repubblica che dà un'altra versione. Bah, staremo a vedere. Poi ne abbiamo parlato prima, l'interrogatorio, slip e morsi, domande shock alla ragazza del caso Grillo Junior. Quindi in aula sarebbero stati dei momenti di grande tensione su questo procedimento. Il Messaggero, eccolo qui,
Dai mutui agevolati all'IMU, come cambia la manovra? Garanzia dello Stato sulle rate della casa per le famiglie numerose, più tempo ai comuni per aumentare le aliquote, Roma niente rincari, quindi su Roma non ci dovrebbero essere nuove spese, nuovi rincari. Migranti, è stato sospeso l'accordo con Tirana, la Corte albanese deciderà entro 3 mesi, Palazzo Chigi per noi non cambia nulla. E poi giustizia, c'è la frase shock di Davigo, imputato suicida, perdi una fonte. L'ex PM di Mani Puliti al podcast di Fedez, insomma, hanno ripreso queste sue parole. Archiviare via Poma la resa della procura sul delitto Cesaroni. Dopo 33 anni nessuna pista percorribile, senza sbocchi l'indagine sull'alibi di Caracciolo. Cioè non si saprà mai chi è che ha ucciso Simonetta Cesaroni. E poi sentenza capovolta, salvò la madre uccidendo il padre, condanna a 6 anni. Foto e notizia che riguarda la Champions, Lazio mai in partita, vince Simeone, KO con l'Atletico, 2-0, Sarri e Company secondi nel girone di Champions, ma ricordiamo che il Milan, che ha vinto la sua partita contro il Newcastle, non si è qualificato alla Champions, dove arrivano soltanto 3 squadre, cioè il Napoli, l'Inter e la Lazio, mentre il Milan andrà a fare l'Europa League. Eccolo qui, il Fatto Quotidiano, ponte in primo piano, lo scippo sotto il ponte, Schifani molla Salvini, il presidente siciliano contro il prelievo dai fondi al sud, così mi dimetto per raccattare soldi, il leghista preleva 1,6 miliardi a Sicilia e Calabria, in oponte saranno impossibili gli investimenti utili, quindi insomma sarà una situazione davvero difficile per il progetto del ponte, o quantomeno se si mettono i soldi sul ponte non si potranno fare altre cose, ovviamente. Bentornata Italia, questo è il titolo del Tempo, un paese solido, scrive il quotidiano di Roma. Occupazione a livelli record, crescono i contratti stabili, indici di borsa mai così alti, nazione più forte in Europa, e poi imporre la sua visione per il nuovo patto di stabilità. La Meloni al Senato ne ha per tutti, dal fax segreto di Di Maio a Conte e il suo PIL farlocco. E poi ancora manovra e corsa contro il tempo, sono 17 gli emendamenti alla legge di bilancio che sono stati depositati, e ancora leggiamo la Lazio KO a Madrid agli ottavi di Champions in seconda fascia, scrivono sul quotidiano romano. Dai bus Lumaca contro Salvini, a Roma non se ne accorgono. Cioè, domani c'è uno sciopero, ma a Roma tanto non se ne accorgono, perché dice dai regà, tutti a passo d'uomo, tanto non cambia nulla. Non cambia nulla. Assolutamente no. Siamo sull'Unità, vediamo la prima pagina. Eversione a mezzo stampa, intercettavano i parlamentari e poi consegnavano tutto a Belpietro per infangare le ONG, Caserini, il PD e il Papa. Questa è la situazione, Presidente, che viene fuori da questo titolo dell'Unità. La questione morale si chiama cinismo, scrivono ancora, e poi lo show di Giorgia in aula, Meloni si sceglie l'opposizione e nomina Conte, praticamente avere rivolto l'attenzione a Conte lo individua come il capo dell'opposizione in Parlamento. Abbiamo il tempo per soltanto credo un'ultima pagina, forse due. I sabotatori dell'Italia, giallorossi sfascisti, Conte ha strillato per anni e ora si scopre che è stato lui a dire sì al MES, intanto i Dem fanno festa per lo stop dell'Albania all'intesa sui migranti. Qui ci sarebbe praticamente il fax che è stato mostrato, il fax con cui il governo Conte ha dato il via libera al MES. Ecco, qui però non leggiamo la data, in questo ritaglio non c'è la data. Marina asfalta l'ingegner De Benedetti, disco rotto, invidiava papà. Queste le parole di Marina Berlusconi. E chiudiamo con la verità. Il PD ammette, dava notizie riservate della Guardia Costiera a Caserini e Company. Scoppia il bubbone dei dossier per la banda dei buoni. E ci fermiamo qui. D'accordo, breve pausa, andiamo a vedere com'è il tempo e poi dopo subito il primo ospite parleremo di super bonus, proroga di super bonus.
Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà ampi rasserenamenti del cielo sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud il tempo si presenterà nettamente instabile. Sarà lambito in parte anche la Sicilia, avremo dunque fenomeni prevalenti sul versante tirrenico e ad ovest del territorio, mentre sul resto nubi sparse alternate a delle schiarite. Il tutto sarà accompagnato da venti tesi di libeccio con valori massimi diurni che localmente toccheranno anche punte di 21-22 gradi. Contesto instabile anche nella giornata di venerdì. Avremo piogge prevalenti in mattinata ancora una volta sul versante tirrenico che tenderanno poi via via ad estendersi su tutta la regione con temporali localmente anche intensi. Perturbazione che sarà accompagnata da aria fredda proveniente dal nord Europa che di conseguenza determinerà un calo nelle temperature. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa cos'è? No, no. Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Buongiorno Sicilia, il primo ospite è il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, Mauro Scaccianoce, benvenuto. Presidente, parliamo della proroga del superbonus che vorrebbe una parte della maggioranza, ma in particolare Forza Italia, e che però è stata bloccata dal MEF, che non ha nessuna intenzione, come si dice, di riaprire i cordoni della borsa. È singolare, Presidente, questa visione differente nell'ambito della stessa maggioranza. Io leggo quello che ha detto soltanto ieri la Presidente del Consiglio Meloni, ha ripetuto quello che aveva già detto altre volte, è un provvedimento che nasceva da un intento condivisibile, dice la Meloni, ma è stato trasformato nel più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori e organizzazioni criminali, lasciando aziende e famiglie per bene in un mare di guai. Quindi una visione direi assolutamente estrema, però Forza Italia invece chiede la proroga. Che succederà? Allora, intanto a mio modo di vedere paghiamo la vicinanza delle europee, quindi uno scontro, perché come spesso accade la verità sta in mezzo. È stato, come ha detto il Presidente Meloni, un intervento immaginato bene, virtuoso, però poi atterrato con una legge sostanzialmente che aveva molte difficoltà interpretative, tant'è vero sono state moltissime proroghe. Oggi è necessaria ovviamente un'uscita, come dire, ordinata da questo super bonus, quindi il tema è mettercelo dietro, ma mettercelo dietro in maniera ordinata. Appunto, però il 31 dicembre è l'ultimo giorno per produrre fatture rimborsabili al 110%, il famoso 110% scade il 31 dicembre e dal 1 gennaio i lavori vengono rimborsati al 70%, ma si cerca un escamotaggio su questo. Assolutamente, vero? Sì, perché il tema è che non devono pagare le famiglie, perché andare al 70% vuol dire che la restante parte le mette improvvisamente le famiglie perché già hanno dei contratti aperti con le imprese, quindi vi sono molte richieste, ad esempio una di fare un SAL straordinario, come sappiamo. Un SAL vuol dire stato di avanzamento dei lavori, che uno dimostra, sono arrivato fino a lì, perché oggi non è possibile fare questo, perché il superbonus prevedeva stati di avanzamento 30, 60 e chiusura, mentre probabilmente oggi ci sono lavori all'80-85%, quindi intanto mettiamo in sicurezza quello fatto, facciamo un SAL straordinario a dicembre. D'altra parte sono realizzati quei lavori, dopodiché si riparte. Quindi lei ritiene possibile, Presidente, lei è la persona più competente e in grado di dircelo, che si potrà fare questo SAL, questo Ad oggi non si può fare. Ad oggi non si può fare, ma un SAL flessibile o straordinario che possa coprire tutti i lavori? Che possa coprire i lavori fino ad oggi realizzati, ad esempio fino al 31 dicembre, mentre oggi la norma non lo prevede. Non lo prevede. Prevede solamente step 30, 60 o 100%. O 100%.
Ecco, quindi questa potrebbe essere la via d'uscita. E poi una proroga ordinata, perché bisogna evitare anche tutti i contenziosi, bisogna evitare che le famiglie paghino la differenza fra il 110 e il 70%, quindi mettere un'ultima proroga, ad esempio di 3 mesi, anche una parte documentale, perché in questo momento c'è una fretta al chiudere la documentazione, perché si rischia altrimenti che il sistema vada in fibrillazioni e poi sotto pressione si faccia un ulteriore errore, cioè di certificare lavori che effettivamente non sono stati effettuati. Dopodiché bisogna ricominciare con una norma di incentivi, soprattutto per le terre fragili come Catania, per mettere in sicurezza gli edifici, perché il superbonus ha avuto, per esempio, fra le tante problematiche, non avere la contemporaneità obbligatoria di mettere in sicurezza dal punto di vista sismico le case e contemporaneamente efficientarle, quindi abbiamo perso una straordinaria occasione. E come si andrà avanti quindi? La nostra proposta è di inserire per le zone sismiche una norma incentivante, anche non al 110, ad esempio al 90%, ma anche al 70%, che mette in sicurezza veramente il nostro territorio, però con un effettivo salto di classe. Un salto di classe vuol dire: io parto da un edificio che ha una certa sicurezza, lo devo migliorare e lo devo dimostrare, i tecnici devono dimostrare che il salto di classe è stato possibile, quindi ho speso dei soldi ma l'edificio è effettivamente più sicuro, cosa che la vecchia norma non lo prevedeva. E questo potrebbe rientrare nel famoso decreto mille proroghe, come si chiama, in termini un po', diciamo così, parlamentaristici, che potrebbe consentire una proroga di fatto, no? Sì, alcune misure potrebbero essere inserite nel mille proroghe. Una nuova norma ovviamente va ripensata con tutte le parti accanto, una norma condivisa, una norma che duri nel tempo, una norma strutturale con risorse certe, che sono state le tre problematiche del superbonus: non avere una copertura finanziaria certa, non avere un tempo lungo in cui si potesse organizzare i lavori, ma si è continuato ad andare per step, per proroghe successive, e appunto è una legge chiara anche sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto. Ed è già in addirittura d'arrivo una legge chiara che possa sostituire in qualche modo, diciamo, questo pasticcio del superbonus, per volere termine. Ad oggi non c'è una norma chiara. Ci stiamo ragionando, noi abbiamo fatto una proposta come Consiglio nazionale, abbiamo fatto una proposta certa di questa norma, le ripeto, perché la nostra priorità sono i cittadini, mettere in sicurezza le nostre case in una terra. Avete avuto udienza a Roma, chi è che più o meno vive? Il nostro Consiglio nazionale si sta attivando ovviamente ai tavoli parlamentari. Ma Presidente, come mai però questo super bonus ha scatenato così tante, come dire, punti di vista estremi? Insomma, se la parola della Meloni sono parole molto severe, non è l'unica poi a dire una cosa del genere, cioè che detto, un grande favore dato a chi, insomma, a chi ne ha approfittato, diciamo in modo edulcorato, no? Ovviamente le truffe ci sono state, non sono state interamente, ma dico, stanno litigando anche su un fax, puoi dire il fax ormai è passato, non so da quanto tempo, quindi sulla veridicità di un fax, quindi io credo che in questo momento paghiamo quelle che gli ho detto. Lei dice la campagna elettorale. Però assolutamente sì, cioè, c'è un posizionamento. Però Meloni aveva già parlato di grande favore a truffatori e organizzazioni criminali. Me lo ricordo, l'ha fatto anche a Catania quando ha fatto il comizio finale della campagna. Devo dire che inizialmente la norma aveva troppi buchi, soprattutto per la parte che riguardava il bonus facciata, non vi erano dei parametri stringenti, non vi era la certificazione da parte di noi tecnici, non vi era una somma e una spesa complessiva massima da poter spendere, però dico, i risultati ci sono, basta andare a Catania in via Vittorio Emanuele e vedere le chiese di Catania che sono nuovamente bellissime, quindi ovviamente un risultato c'è stato, non era quello che ci aspettavamo, le truffe ci sono state, bisognava pensare a una norma diversa, aumentare i controlli, cosa che ad esempio non ci sono stati, anche oggi i controlli, a parte la Guardia di Finanza, ma dal punto di vista tecnico ci sono pochissimi controlli, quindi vanno messi in campo una serie di misure, vi ripeto, per un'uscita ordinata dal super bonus. Sì, ma come dire, la sua visione è più che ragionevole ed è sicuramente lontana dalla questione della campagna elettorale. Però il Ministero dell'Economia e Finanza ha bloccato tutto. Che succede allora adesso?
ha bloccato l'idea della proroga, quindi e quindi finisce e si passa dal 110 al 70 e quindi e non ce n'è più per nessuno, non c'è nemmeno la, o c'è ancora la possibilità? Assolutamente di... ad oggi non c'è nessuna possibilità. Oggi le famiglie dovranno mettere, se vorranno continuare, il 30%, rimarranno dei lavori incompiuti e quindi è chiaro che un bel guaio, eh? Un bel guaio, assolutamente. Quindi per questo io penso che ci sarà una norma per mettere fine a questo super bonus. Una norma che è quella che proviene da voi, che è quella che assolutamente tiene conto di queste due o tre proposte, un SAL conclusivo, una proroga di tre mesi, un'ultima proroga di tre mesi, ad esempio per tutti i lavori che già sono stati effettuati per il 70%, quindi non ci sarà una lunga proroga. D'altra parte ad oggi mancano circa 10-15 miliardi, quindi non è una proroga. Abbiamo speso e ne abbiamo spesi più di 100, quindi si tratta di chiudere circa il 10-15% dei lavori. Per concludere, Presidente, lei ha fatto cenno alle chiese bellissime di Catania, è vero, rimesse a posto, ristrutturate, affascinanti. In Sicilia in generale e a Catania in particolare, com'è andata la gestione del superbonus? È andata all'incirca come Italia, in una fase iniziale molto lenta, in una fase iniziale dove non c'era chiarezza, le truffe e le organizzazioni, quindi perché le truffe sono concentrate in pochissime persone, la stragrande maggioranza ha avviato dei lavori come doveva fare. Però truffe per 10-15 miliardi ovviamente sono una truffa molto, molto considerevole, però non tutto è da buttare. E su questo naturalmente ci sono indagini in corso? Assolutamente sì, ci sono indagini ed è giusto che, anzi io vi ripeto, sono dell'idea che bisogna intensificare anche a chiusura dei lavori, anche nel tempo, verificare quanti effettivamente i lavori sono stati effettuati e quanto sono ulteriori truffe. Quindi dalle nostre parti lei considera più o meno, ha detto, una gestione irregolare del super bonus, per non usare la parola truffa, sì. Ma più o meno? Sì, più o meno saremo sul 10%, consideriamo che queste truffe accertate sono dell'ordine 10-15 miliardi, quindi siamo nell'ordine del 10%, che sono una percentuale molto elevata. Questo è dovuto, dicevamo con Angelo poco fa, dovuto alla mancanza di controlli, sì, vero? Sicuramente sì, e poi la legge com'è nata e non ci sono stati i controlli legati a seguire, perché quando si accerta una pratica bisogna poi andare a seguire che cosa sta succedendo. Esattamente, bisognava avere un piano straordinario di dirigenti e di ispettori che andassero nei cantieri a verificare, e lì ovviamente molto facilmente si andavano a prendere chi effettivamente sta effettuando i lavori a regola d'arte e chi invece... Sono anche degli immobili fantasma? Sono mai... Assolutamente sì, sono immobili fantasma, ci sono delle imprese fantasma, ma anche lì, perché la norma, vi ripeto, non lo prevedeva, ma non aveva le controindicazioni per evitare. È incredibile che nessuno ci avesse pensato, però è abbastanza curioso questo. Sì, ma dobbiamo ragionare sul momento in cui è nata la norma, è un momento di grande crisi, quindi si è pensato al rilancio, si è fatta una norma, immaginata bene ma molto frettolosa, e poi man mano... Lei giustamente dice, Presidente, l'idea per persone per bene che dicono, diamogli una possibilità di rilancio anche da questo punto di vista. Abbiamo di vedere il 110 non è corretto, è stata una spinta, noi siamo per un'aliquota più bassa però con la possibilità di cedere il credito, perché lì la vera innovazione rispetto ai crediti precedenti è stata la cessione del credito, che oggi è stata ribloccata. Quindi noi invece pensiamo, abbassiamo l'aliquota, perché l'aliquota 110 ha significato un stimolo, uno stimolo. I prezzi sono lievitati, vi sono state le speculazioni, un infisso che costava 10 oggi costa 30, quindi una serie di distorsioni che bisognava evitare. Quindi voi sin dall'inizio avreste previsto il 70, avreste preferito il 70, sin dall'inizio? Per noi il 70 va bene con l'obbligo di mettere in sicurezza dal punto di vista sismico ed efficientare. A noi ci preoccupa che gli edifici sono stati messi dal punto di vista energetico, risparmiano, ma poi hanno i piedi d'argilla. Ci auguriamo naturalmente che adesso queste visioni ragionevoli, oltre che sensate, vengano in qualche modo
riprese dalla politica e come dire, si possano concludere le cose che si devono concludere nella maniera più sana e più corretta possibile. Grazie a Mauro Scaccianoce, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. Facciamo una breve pausa, poi dopo parleremo dei 101 anni della clinica pediatrica di Catania, un'altra delle nostre glorie. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo dei 100 anni di una gloria catanese, la nostra clinica pediatrica. Lo facciamo con Martino Ruggeri, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Catania, e il dirigente medico, dottor Pierluigi Smilari. E domani questo anniversario, diciamo così, sarà celebrato in maniera degna, domani pomeriggio alle 15, con due diversi momenti celebrativi. Quali saranno? I momenti sono alle 15 in rettorato, dove, a parte le autorità che ci onoreranno della loro presenza, abbiamo il coro d'Ateneo, che è una nuova creatura proprio del rettore, di Francesco Priole, della nostra università. Il coro d'Ateneo, cioè, è fatto solo da ragazzi che devono essere studenti, quindi meraviglia. Abbiamo 40 ragazzi che sono tutti studenti, noi abbiamo offerto loro le magliette nuove di questo coro e ci canteranno per mezz'ora le loro canzoni nuove. Allora, vediamo un attimo questa bella immagine che vedevamo nello sfondo, ecco qua, vedete? Ecco qua. Questo, spiegatecelo voi. Sì. Allora, questa è l'immagine che il 28 aprile del 1922 fu scattata al re Vittorio Emanuele III, che dentro l'ospedale Vittorio Emanuele II, perché si chiamava così, inaugurava la clinica pediatrica. Per la prima volta aveva una sede come reparto, perché prima, negli anni precedenti, era stata divisa tra luoghi non consoni a ricevere i bambini. Voi vedete alla destra di Vittorio Emanuele tutti i medici dell'epoca, compreso il primo direttore della clinica pediatrica, che è Antonino Longo da Nicolosi, e alla sinistra, alla destra della figura del re, tutti i notabili dell'epoca che accompagnavano il re nel padiglione Costanza Gravina. I medici già da allora con i camici bianchi rigorosi, lunghi, molto lunghi. Molto bello, è veramente un'immagine efficace e anche in qualche modo emozionante, perché ci fa vedere la storia in un'immagine soltanto. E invece l'altro momento di domani quale sarà? L'altro è un momento più goliardico, perché ci vuole anche un po' di goliardia, anche perché io mi ritengo un anziano specializzando alla mia tenera età di 59 anni. Abbiamo molti giovani che sono da premiare, lodevoli, e persone che non guardano mai l'orologio. Perciò la goliardia unisce le persone, le menti, anche quelle più raffinate. E che fanno? Che fanno questi ragazzi in ospedale? Questi ragazzi in ospedale, noi riusciamo a instaurare un rapporto di famiglia. Noi siamo una famiglia, noi cominciamo a lavorare la mattina alle 7:15 e ci sono ragazzi che mettono da parte quelli che sono i loro interessi privati di vita quotidiana per stare accanto all'ammalato, condividendo gioie e dolori. Ma questo è bellissimo. È così stato sempre, così da clinica. E domani cosa saranno? Saranno protagonisti? Protagonisti, perché ci sarà questo rendezvous in cui ci incontreremo tutti, passato, presente e futuro. Certo. Perciò è una cosa molto bella, per cui io, se il direttore permette, vorrei invitare tutti gli specializzanti presenti, passati e futuri a partecipare all'evento. Quindi saremo, ricordo, domani alle 15 al rettorato, e poi alle 8:30, come ha detto Pierluigi, andremo al Teatro San Giorgio, al Teatro San Giorgio, appunto, avremo, è la verità, avremo il passato, per carità, attivissimo, che sono i professori Reitano, Mollica, che hanno una considerevole età, una grande esperienza e sono persone meravigliose, il professore Schirirò, oltre al nostro maestro, il professore Pavone, che saranno presenti tutti e rappresentano, diciamo, il passato. Noi rappresentiamo in questo momento il presente, e loro, i ragazzi che saranno presenti sia al rettorato e poi avranno un momento al San Giorgio, rappresentano tutti il nostro futuro. È una festa che vuole sottolineare, come ha detto lui, l'abnegazione, il lavoro, l'assistenza. Tutte le persone alla destra di Vittorio Emanuele erano persone che, con quei lunghi camici bianchi, sacrificavano ogni giorno la loro vita. Sin da allora è stato sempre così. Noi abbiamo anche invitato tutti i direttori
valori delle cliniche pediatriche italiane, perché è un evento bello, è una clinica antica, è una tra le più antiche di tutta Italia. Li abbiamo invitati e hanno partecipato, devo dire, con grande abnegazione ed affetto. Verranno sui 35 che siamo in Italia, ne verranno 32, quindi è il numero, l'adesione è quasi, e tutte le regioni italiane saranno rappresentate in questo convegno. Però che... la clinica pediatrica di Catania, scusi, l'interruzione, è una considerata una vera autentica eccellenza. È un'eccellenza perché, come diceva Pierluigi, è fatta di tante attività. In questo momento, poi lui vi spiegherà bene quali, in questo momento ha tre grandi attività. Ha un'attività di reparto, che è la, il riferimento di tutte le persone che ci chiedono per tutte le patologie pediatriche. Questo è il cuore della clinica pediatrica. Ha una sua grande linea, che è la neurologia pediatrica, che noi perseguiamo, e poi ha una grandissima, un grandissimo dipartimento di tre piani dove c'è lo screening neonatale. Quindi significa decine di migliaia di bambini per anno che vengono screenati per un grandissimo numero di eventuali malattie metaboliche. Beh, è un gioiello che Catania, come dire, deve essere fiero. È un gioiello, sì, che è stato forgiato da menti illuminate, secondo me persone che hanno avuto il naso più lungo di Pinocchio. Fra questi metto tanti direttori che ci hanno, che hanno preceduto: il professor Ugge, il professore Pavone, il professore Sorge e così via dicendo. Ma ci sono anche tante altre persone che rappresentano il presente, come il dottor Greco, che ha continuato nel fare neurologia pediatrica assieme alla dottoressa Incorpo, alla dottoressa Fiumare, alla dottoressa Meli, che si sono occupati di malattie metaboliche, che sono malattie rarissime. Fate conto che è un centro di eccellenza italiano per le malattie metaboliche. Non per ultimo, le malattie di cui è maestro il professore Martino Ruggeri, che sono le malattie neurocutanee, le malattie del sistema nervoso centrale. Ecco, per voi ovviamente si tratta di attività generosa e impegnata nei confronti dei più piccoli. Ci aiutate a capire come dire, i meriti della clinica pediatrica di Catania? I meriti della clinica pediatrica di Catania, appunto, Pierluigi, e queste sono rocce, sono delle cose su cui si fonda la clinica pediatrica. Sono decine di anni che loro lavorano, come le ha detto, assieme agli altri nomi, a Filippo Greco, a Tiziana Timpanara, a Piero Pavone. C'è un cuore che è quello rappresentato dal reparto, il reparto che è un reparto appunto con un elevatissimo numero di ricoveri per anno, sono centinaia, arrivano alle migliaia. E poi c'è un è un, diciamo, è un turnover che ci obbliga, noi non abbiamo limiti, peraltro abbiamo un limite di età imposto, però la legge ci ha dato una deroga per poter continuare a seguire, questa è la nostra transizione, anche i ragazzi che poi diventano un po' più adulti, perché abbiamo la pratica e la conoscenza per questo. E poi c'è il grande gruppo, come ha detto, che oggi è responsabile Cettina Meli, che è composto da Luisa Laspina, da Marzia Pappalardo, da Marianna Messina, che screena ogni anno più di 27.000 bambini. I giorni sono 365, potete immaginare ogni giorno cos'è, li richiama e li rivisita. E poi c'è un altro polo, oltre a quello di neurologia, che è l'endocrinologia pediatrica e i nostri ambulatori. Neurologia e endocrinologia sono cose che conosciamo abbastanza, però... L'endocrinologia, la professoressa Caruso con la dottoressa Lopresti, la dottoressa Panebianco, hanno fatto un grossissimo lavoro. Pensate solamente a tutti i pazienti diabetici che ci sono, pensate a tutti i pazienti che soffrono di tiroide, patologie neonatali, ipotiroidismi congeniti e così via dicendo. Dovete pensare che quando c'è un paziente nella provincia di Catania o in Sicilia che si trova in un esordio di diabete, giunge alla nostra osservazione. E viene la compensato e comincia a intraprendere la terapia insulinica con i nuovi device che ci sono. Poi non vorrei neanche dimenticare anche le malattie metaboliche, perché come diceva il professor Ruggeri sono veramente un fiore all'occhiello. Sono le malattie metaboliche? Le malattie metaboliche ce ne sono tantissime, perché sono patologie che... La fenilchetonuria probabilmente è una delle più conosciute, diciamo, in termini semplici. È un difetto, sono dei difetti di alcune proteine che permettono un passaggio da una sostanza all'altra, da un aminoacido a un'altra sostanza. Purtroppo se questa proteina si altera per motivi genetici o scompare, tutta la catena a monte si ferma, non produce
producendo la catena a valle. Questo significa che i bambini accumulano determinate sostanze e purtroppo non ne producono quelle che dovrebbero fare. Questa è la media, diciamo, per spiegare. Quindi le metaboliche per noi sono individuare il difetto, è un lunghissimo lavoro, e cercare di agire su questo con nuove terapie. Lei consideri che noi abbiamo più di 750 bambini, ragazzini, adolescenti, anche più grandi, che vengono trattati con terapie innovative, cioè con farmaci biologici, e siamo arrivati oggi alla terapia genica, perché oggi trattiamo una di queste che non è metabolica ma neuromuscolare, l'atrofia muscolare spinale. Sta partendo lo screening in Sicilia, che è pilota per tutta l'Italia, e la tratteremo con la terapia genica. Significa un'unica infusione con un'iniezione che cambia il decorso della propria vita. Si moriva prima ad un anno, oggi si vive. Davvero impressionante nel senso positivo, complimenti, buon lavoro ancora, naturalmente un saluto a tutti quelli che... Direttore, mentre che siamo qua volevo mettere la prima pietra, se il direttore permette. Noi non abbiamo un'associazione, siamo l'unica, penso, clinica università che non ha un'associazione, che vorremmo intitolare alla statua che donò a noi il professore Incorpore, che si intitola Pueris Maxima Reverentia. Vorremmo che voi, come Antenna Sicilia, ci aiutaste nel poter costruire questo grosso grattacielo, perché non si può stare senza sommenzioni non date dall'università o dalle regioni. Ma noi siamo felici di questo invito e faremo, naturalmente, con le nostre forze e con le nostre possibilità, faremo il possibile e daremo tutto quello che sarà necessario. Grazie anche per aver pensato a noi. Intanto ricordo a tutti che i 101 anni della Clinica Pediatrica di Catania saranno ricordati domani alle 15 al rettorato. E a che ore? Alle 20:30 al Teatro San Giorgi, anche con un evento musicale, perché abbiamo un'orchestra di bambini di Musica Insieme di Librino, che è la nostra opera, dei solisti, e l'orchestra da camera catanese, che ci allieterà con intermezzi appunto più leggeri, più goliardici, dove daremo i nostri messaggi. Fantastico. Eccoci, grazie qua. Quindi ancora e a domani. State con noi, pausa, tra poco andremo in giro per Catania in singolari passeggiate per riscoprire la città. Parliamo di Catania adesso con la professoressa Teresa Graziano, che insegna geografia economico-politica nella nostra università. Perché? Perché oggi pomeriggio alle 4 nell'Aula Magna del Palazzo Pedagogico ci sarà un seminario particolare. Di che si tratta, professoressa? Sì, buongiorno. Il seminario di oggi è organizzato dalla collega docente di sociologia urbana Carlo Colloca, insieme con l'architetto Gaetano Manuele, che sono i referenti dell'iniziativa per Catania Jane's Walk. È un'iniziativa che si svolge in contemporanea in numerose città del mondo in onore dell'attivista e studiosa di questioni urbane Jane Jacobs, e il convegno di oggi mira a restituire, a condividere con la comunità gli esiti di una serie di passeggiate che sono state organizzate a maggio scorso, con l'obiettivo di avviare degli spunti di riflessione con gli ordini professionali ma anche con l'amministrazione locale in merito ai risultati che sono emersi nel corso di queste passeggiate. Io assumerò le vesti un po' inedite rispetto a quelle usuali di docente di walk leader, perché insieme a tre colleghi, un geografo, Luca Ruggere, due urbaniste, Laura Saì e Giusy Pappalardo, abbiamo organizzato una di queste passeggiate che si sono svolte a Catania. E i risultati quali sono stati? Cosa avete scoperto o riscoperto? Soprattutto progettato, forse? Devo dire che nella mia disciplina l'utilizzo della passeggiata e quindi dell'osservazione sul campo come strumento di indagine territoriale, ma soprattutto come strumento anche formativo, è imprescindibile. C'era un famoso geografo che diceva: la vera geografia si fa coi piedi. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini. Andiamo coi piedi, scendiamo nei territori. L'idea di aderire a questa iniziativa internazionale
nazionale nasce da una serie di relazioni scientifiche di lavoro che si erano concentrate sul quartiere di Librino, e abbiamo pensato quindi di coinvolgere i nostri studenti, altri docenti dell'Università di Catania, nell'organizzazione di questa passeggiata che si è svolta appunto nel quartiere di Librino in collaborazione con un'associazione che lavora sul territorio da tanti anni, che si chiama Talita Cum, per evidenziare quali sono le criticità che derivano dall'utilizzo degli spazi pubblici che sono stati concepiti non tanto per attivare delle dinamiche di tipo relazionale, sociale, diretto, ma più che altro funzionale all'attraversamento attraverso appunto automobile. Quindi servivano come strade per far passare le macchine, e invece dovrebbero servire ad altro. Dovrebbero servire ad altro, perché Jane Jacobs ci ricorda, lei è stata un attivista che ha combattuto molto contro anche questo operazioni di gigantismo urbano, di infrastrutturazione eccessiva delle città, per il ritorno al valore della strada, dell'isolato, della socializzazione che avviene anche attraverso, per esempio, le attività commerciali, che sono vere e proprie generatrici di diversità nello spazio pubblico. Librino soffre di molte di queste questioni legate al fatto che la sua storia è abbastanza controversa e purtroppo nota a tutti, però allo stesso tempo dal territorio emerge delle progettualità che tentano di ricucire quelli che sono stati gli errori dell'urbanistica, diciamo, del passato. Un'urbanistica che non guardava tanto i bisogni della popolazione, un approccio totalmente diverso rispetto a quello che si adotta oggi e che Jane Jacobs ha in qualche modo anticipato, perché il suo più famoso volume, Vita e morte delle città, delle grandi città, risale già agli anni 60, al 61. Parliamo un attimo, allora, perché abbiamo visto sempre la scritta James Walk, noi che più o meno l'inglese lo mastichiamo male, abbiamo capito che sono la passeggiata di Jane. Jane è Jane Jacobs, sì, che lei ha citato più volte. Chi era questa persona? Chi è? Sì, no, non c'è più, è nata ai primi del Novecento, è una studiosa di questioni urbane, attivista nordamericana che svolge con passione il suo lavoro di studiosa, scendendo sul campo e recuperando quello che è l'approccio anche che si dice etnografico, cioè l'immersione nei territori per recuperare, per far emergere quali sono le pratiche, i ritmi della quotidianità e attivare quindi dei processi di pianificazione di rigenerazione urbana che partano dal basso, dalle esigenze della comunità. Lei si batte molto contro le mire speculative dei grandi immobiliaristi degli anni 60. Lei ha parlato di Librino, anche noi parliamo spesso di Librino, abbiamo tanti ospiti, si parlano delle contraddizioni che inevitabilmente questo quartiere di periferia di Catania ha. Lei in particolare, su cosa avete concentrato la vostra attenzione e la vostra progettualità, questi progetti? Sì, con i colleghi geografi urbanisti e con i nostri studenti abbiamo pensato di avviare questa passeggiata, che è stata una passeggiata molto interattiva, con la partecipazione attiva di tutti coloro che appunto ne hanno preso parte, partendo proprio dall'associazione Talita Cum, che ha collaborato attivamente alla passeggiata e ci ha raccontato l'attività di presidio sul territorio a servizio di numerosi bambini del quartiere. È proseguita lungo la pista ciclabile fino ad approdare alla tappa degli orti urbani, anch'essi esito di un progetto di ricerca coordinato da alcuni colleghi dell'Università di Catania, e nel corso di questa tappa abbiamo avuto modo di confrontarci con gli ortolani, che sono abitanti del quartiere, che hanno preso in cura dei lotti di terreno, coltivandoli e ovviamente attribuendo loro anche un significato di tipo simbolico, al di là poi della coltivazione in sé di un orto urbano, quella cioè di presa in carico del territorio, dello spazio pubblico, di cura comune del territorio. Quindi avete coinvolto la gente? Assolutamente, abbiamo coinvolto i bambini, gli operatori che lavorano sul territorio, gli ortolani, e poi abbiamo proseguito la nostra passeggiata lungo quelle che erano le spine verdi del quartiere, che erano delle infrastrutturazioni, delle attrezzature di connessione previste dal piano originario del quartiere e che oggi sono fagocitate dal verde incolto, che rappresenta allo stesso tempo, da un lato, un segno tangibile dell'incuria e del degrado in cui versano alcuni tratti del quartiere, ma allo stesso tempo le abbiamo interpretate anche come una emersione della biodiversità e della forza della natura, che in qualche modo si riprende degli spazi che non erano stati concepiti per preventivare appunto il verde. Quindi domani voi, oggi alle 4, su Librino cosa direte? Bisogna fare o è stato fatto?
Beh, noi consegneremo agli amministratori locali, agli ordini professionali, i punti focali che sono emersi dalla passeggiata, ovvero è emerso un forte senso di insicurezza in senso molto ampio, non soltanto legato ai fatti noti di cronaca nera, ma quanto proprio all'utilizzo di uno spazio in termini di socializzazione minuta. L'inaccessibilità del quartiere, che si sente isolato da un punto di vista materiale, proprio di accessibilità al centro del resto della città, ma anche simbolico di conseguenza. E poi allo stesso tempo l'emersione di queste forme di resistenza e di pratiche che emergono dal basso, che in qualche modo tentano di ricucire queste ferite che sono ancora rimaste e aperte. Che spesso frequentano anche, grazie al cielo, e li ringraziamo, il nostro studio. Questo è molto importante. Consegnerete questi vostri i risultati di queste vostre passeggiate, che poi questa ricerca sul librino, all'amministrazione? All'amministrazione locale. Ogni walk leader insieme ai coorganizzatori consegna un report, quindi ci saranno anche gli altri walk leader che consegneranno gli esiti delle loro passeggiate che si sono svolte a Catania e in altri quartieri della città. Quali quartieri ancora? E chiudiamo. San Berillo, altri quartieri della città ottocentesca. Sono state organizzate diverse passeggiate. Librino era solo una di che devo dire è stata premiata alla Biennale dello Spazio Pubblico di Roma come passeggiata degna di menzione. Ah, complimenti. E questa la consegnerete all'amministrazione di Catania? Sì, e sarà in rappresentanza, ci sarà il professore La Greca, che è anche un urbanista, no, nonché vice sindaco, quindi sarà in buone mani. Come no, ottime. Grazie per essere stata con noi, alla professoressa Teresa Graziano, buon lavoro per domani alle 16, vi ricordo, aula di Palazzo Pedagaggi a Catania. State con noi ancora, adesso abbiamo l'almanacco. Anche ben coperte dai guanti, le nostre mani soffrono le aggressioni esterne. Per impedire un'eccessiva secchezza, è meglio prevenire e sfoderare il vostro tubetto di crema. Per una crema idratante fai da te, mescolate mezza tazza di olio di cocco e due cucchiai di burro di karité, con alcune gocce di olio essenziale di lavanda. Una bella idea in cucina è servire la marmellata di pere con un tagliere di formaggi. L'accostamento è famoso, basti pensare all'espressione al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. I formaggi che meglio si prestano sono il gorgonzola, il pecorino, il taleggio e il brie. Nonni voli manga broru. Difficile da tradurre brevemente. Possiamo dire non riesce a capire neanche in forma liquida, brodo per l'appunto. Si dice quando si ha di fronte una persona incapace di comprendere quello che gli viene detto, anche nelle situazioni più semplici. Volete un esempio? Il classico somaro della classe. Nella maggior parte dei casi sarà etichettato in questo modo. È il momento di dare un'occhiata allo zodiaco, lo facciamo con il nostro Marco Amato, che è già lì col suo caffè e questa bella, bellissima tazzina multicolori. Di che si tratta, Marco? Ciao, buona giornata. Buongiorno, buongiorno Sicilia. È una tazza bavarese, ha un raffinato decoro Liberty e anche se sembra perfettamente tonda, in realtà ha una lavorazione molto particolare perché è fatta a listelli, quindi è un poliedro, come si direbbe in geometria. Ma geniale, no, uno se ci mette il caffè ha paura di rovinarla, una cosa così preziosa. Sì, mi succede con un bel po' di mie tazzine, però rischio, le gusto. Grande, va bene, andiamo avanti con chi hai preso di mira oggi, Allora, sotto i riflettori delle stelle, di riflettori si tratta per davvero, visto che parliamo un po' di cinema, perché oggi esce Santo Cielo, che sarebbe sì, il sì, film. Ecco. E beh sì, oggi è la giornata dei Ficarra e Picone, ecco, Salvo e Valentino sono rispettivamente un gemelli e un ariete. Cosa comporta questo in questa loro uscita? E beh, oggi la configurazione zodiacale con un mercurio retrogrado e una bella luna in capricorno parla di bellezza e concretezza. È un film molto particolare sicuramente, infatti ci si chiede se replicherà i successi
successi dei loro altri precedenti exploit al botteghino, che sono stati notevoli. In questo film si affronta una tematica un po' delicata, un po' paradisiaca, ecco, un paradiso in crisi in cui si tenta di fare un reset e quindi di riscrivere un po' la storia rinviando un riavvio della storia biblica un po' scansonato e diverso da come lo conosciamo. Ecco, non spoilerò altro perché non è carino, però la tematica è decisamente interessante, insomma un po' una metafora anche della struttura generale del sistema sociale, politico, che va tutto in crisi. Anche il paradiso è in crisi, un po' come riecheggiare la frase piove anche in paradiso. Eh beh sì, ma dopo la pioggia c'è sempre un arcobaleno e una nuova luce, quindi sicuramente positivi e pieni di speranza, godranno di un exploit al botteghino decisamente interessante con i valori Sagittario e Capricorno, proprio perché è un film coraggioso, che incuriosisce molto e che crea già critiche e abbastanza curiosità proprio sul casus. Quindi non possiamo che augurare un bocca al lupo enorme a Salve Valentino per la loro impresa cinematografica, che l'astrologo predice andrà decisamente bene. Oggi, come dicevo, luna in Capricorno, una luna un po' melanconica, ma una luna che parla di grande concretezza, si associa anche a Plutone, quindi da non sottovalutare anche l'istinto creativo che genera. Ebbene, oggi quindi va benissimo per i segni d'acqua e di terra, quindi Scorpione, Pesci e Cancro sono sicuramente alla ribalta proprio per un traino forte che per adesso costituiscono, particolarmente Scorpione e Pesci, in un momento un po' di crisi in cui tirano un po' le somme e fanno un po' da traino e da locomotiva per gli affetti familiari, in particolare i Pesci, Scorpione per tutto un organigramma di sistema, mentre invece il Cancro gestisce più seriamente il lavoro che sembra metterlo un po' in crisi, quindi un po' meno distratto dagli affetti ma più concentrato sul lavoro. Ottime notizie per Toro, Vergine e Capricorno, che finalmente con questa luna, visto che sono i segni di terra e tendono sempre molto al pratico, risolvono molte questioni importanti, in particolare Toro, sia al lavoro che in amore. Vergine, più al lavoro decisamente, ma lo spazio per il sentimento oggi può essere possibile inaugurando da oggi in poi una parte della settimana che ha a che fare più con le relazioni. Capricorno gode di questa luna meravigliosa che, associata a Plutone, lo può portare in avanti in tutta una serie di risposte e di accordi che non sospettava gli stesso potessero essere possibili. Un po' più sorprendenti i segni d'aria, dove i gemelli tendono molto a elidersi e anche a raccontarsi un po' intimamente con qualcuno di caro, mentre invece la Bilancia, che si riapre all'amore, deve un pochino fidarsi di più, affidarsi di tutto quello che di nuovo sta conoscendo. Acquario, a proposito di nuovo, è sempre quello delle novità. Questa luna lo ispirerà moltissimo a partire proprio da stanotte per inaugurare un weekend all'insegna proprio delle sorprese e di tante trasformazioni importanti. Arriveranno comunicazioni importanti. Il fuoco, un po' più tralasciati da questa figurazione zodiacale, tranne che per Mercurio che torna indietro, ma tornando indietro è chiaro che Leone dovrà rivedere tutta una serie di faccende e di accordi comunicativi, mentre invece Ariete sta di nuovo riottenendo un certo successo al lavoro che aveva per un po' trascurato. Sagittario, assolutamente associato ad una buona riuscita, rivaluta tutta una serie di relazioni del passato che forse non sono propriamente finite. E detto questo, vi auguro un'ottima giornata e una splendida colazione. Anche a te, grazie mille, buon caffè e buona giornata. Il nostro Marco Amato, sempre precisissimo. Hai qualche notizia per noi? Guarda, ce n'è una, la stiamo già vedendo, fra un attimo arriva sui teleschermi una cosa che riguarda l'intelligenza artificiale. Oh. Perché? Perché è sempre meno intelligente, no, ma è dai. Pigra e sbaglia persino le risposte. L'intelligenza artificiale sarebbe diventata più pigra, meno
proattiva è più propensa a fornire risposte sbagliate. Più umana. Esatto, quanto fanno sapere diversi utenti che online hanno postato il loro dissenso nei confronti di ChatGPT, OpenAI, l'azienda no profit che sviluppa proprio l'intelligenza artificiale. Insomma, ci sono delle incongruenze, le risposte non sono sempre perfette. Quindi, in qualche modo, anche l'intelligenza artificiale è umana, si avvicina sempre di più alle caratteristiche umane. Allora, lo sai che il primo casinò del Principato di Monaco ha aperto le sue porte il 14 dicembre del 1856. È sorto nel nuovo e lussuoso quartiere di Monte Carlo, voluto da Carlo III, proprio questo. Il 14 dicembre 1782 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo con la mongolfiera. L'impresa eroica fece guadagnare loro il titolo nobiliare concesso dal re Luigi XVI, occorrerà però attendere il 1903 e quando altri due fratelli, i Wright, perché l'uomo spuntassero le ali. 14 dicembre 1860 fa la sua comparsa la prima lavatrice meccanica, eccola qui, guarda che foto, simbolo del boom economico degli anni 60, ha rivoluzionato la vita quotidiana specialmente per le donne, diventando un elemento importante nella storia dell'emancipazione femminile. Esatto, il 14 dicembre del 1911, eccola qua, la spedizione norvegese, la bandiera è quella, guidata da Amundsen, che raggiunge per la prima volta il Polo Sud. Ci siamo arrivati soltanto nel 1911, successo favorito dalle temperature relativamente miti. Non sono scese mai sotto il meno 26. Appena. Vabbè. Ma parliamo d'altro, 14 dicembre del 1946 è nata lei, Jane Birkin, che purtroppo è morta nel 2003, attrice e cantante britannica, ispiratrice della borsa più desiderata di sempre. Il mito ha inizio su un volo, lei è seduta accanto a uno di Hermès e dice: ma bellissima questa borsa, e dice: ma nessuna borsa è in grado di contenere tutti i miei fogli. E allora quello di Hermès gli ha costruito una icona senza tempo, Jane Birkin. 14 dicembre 1977 debutta la prima mondiale del film La febbre del sabato sera, eccolo, la pellicola è entrata nell'immaginario collettivo per la performance di John Travolta nei panni dello spavaldo Tony Manero, simbolo della gioventù americana nell'epoca d'oro della disco music. E arriviamo al 14 dicembre 1995, quando vengono firmati a Parigi gli accordi di Dayton, che mettono la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave. Questo storico patto segna anche la dissoluzione della Jugoslavia e l'emergere di nuovi stati indipendenti. E adesso concludiamo con un grande personaggio della musica italiana, eccolo qua, è Vinicio Capossela, cantautore e musicista tra i più originali e poliedrici del panorama italiano. Oggi compie gli anni, auguri, è noto per le contaminazioni fra i vari generi musicali e la letteratura, lanciato da Guccini, da autore di nicchia nel corso degli anni, ha conquistato un pubblico sempre più vasto e quindi ci salutiamo con la sua famosissima Che cos'è l'amor? È la domanda che tutti, scrittori, poeti, artisti e anche cittadini comuni come noi si sono sempre rivolti. Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela, state con noi, a domani, buongiorno Sicilia. A domani. Che cos'è l'amor? Che vino al vento, che senza suo lamento, sulla ghiaia del viale del tramonto, alla bacca gelata che ha perso il suo gazebo, guida la stagione andata all'ombra della prima esclusione. Che cos'è l'amore? Chiudilo alla porta, alla guardarobiera nera, suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chiude il capo al lustro della settima colana. Ai per me, signorina, sono il re della mattina, quando c'è tutto rotto sotto i lumi della corsa rocco. Ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba, la vita di bruma che già sciocca ci consola. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa, che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta una strana cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo di bua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore?
e la Ramona che entra in campo. E come una vaiassa, a colpo d'osso della muove della squassa, ai tacchi alti il culo basso, la pancia nuda si dimena, scuote la testa dai basalta, col consesso dell'amica sua fidata.